Portiamo oggi in quest'Aula una situazione che è evidentemente irrisolta, nonostante se ne parli, insomma, almeno da quando io ho messo piede qui dentro e ciclicamente salta fuori. Parliamo delle criticità infrastrutturali e non solo legate alla ferrovia Porrettana, una delle tratte ferroviarie forse più fragili e più problematiche della nostra regione. Perché ne parliamo oggi? Ne parliamo oggi perché di nuovo continuano a verificarsi sulla linea guasti e con conseguenti ritardi e disagi per studenti e lavoratori. Naturalmente le segnalazioni ci arrivano dal Comitato per la Ferrovia Porrettana, che da sempre monitora la situazione, e venerdì è stato l'apice in negativo. Dopo un guasto a un deviatoio a Santa Viola, che ha causato ritardo di 30 minuti al treno delle 7.04, nel pomeriggio si è verificato un altro guasto al passaggio a livello di Borgo Nuovo, che ha avuto ripercussione su tutti i treni successivi. Quindi da Bologna i treni delle 16.04 hanno avuto un ritardo di 60 minuti, quello delle 17.04 è stato cancellato, quello delle 17.34 un ritardo di 58 minuti, quello delle 18.04 è stato cancellato, quello delle 18.34 ha avuto un ritardo di 22 minuti, quello delle 19.04 un ritardo di 11 minuti, quello delle 19.34 un ritardo di 61 minuti, quello delle 21.04 un ritardo di 34 minuti, quello delle 22.04 un ritardo di 49 minuti. Situazione analoga per i treni che venivano da Porretta, con la conseguenza che oltre a ritardi e corse che saltano, sono state cancellate anche le distanze di sicurezza per i mezzi che erano stipati. A tutto questo si aggiungono che i treni sono nuovi su questa linea, sono i famosi POP, ma portano con sé problemi altrettanto nuovi. Penso all'aria gelida nelle carrozze, che è impossibile da regolare, e un numero di carrozze insufficienti per il numero di passeggeri nelle ore di punta. Ieri mattina si è verificato lo stesso film, treni utili per recarsi al lavoro, soppressi e in ritardo. Non faccio l'elenco dei ritardi di tutti i treni, perché immagino lo conosciate. E allora chiediamo alla Regione come intenda intervenire per risolvere questa situazione e garantire corse efficienti, puntuali e con una capienza adeguata ai pendolari. Sì, grazie Presidente. In relazione all'interrogazione in oggetto posto dalla consigliera Piccinini, riporto quanto trasmesso da Trenitalia Tiper. Il servizio ferroviario sulla linea Bologna-Porretta, come noto, è espletato mediante l'utilizzo di materiale rotabile che risponde alle normative tecniche previste, e tutto il materiale è dotato dei dispositivi di sicurezza previsti. Peraltro tutti i servizi sono, anche questa è una cosa nota, effettuati con materiale nuovo POP, Vivalto ed ETR350. Le composizioni utilizzate sono in linea con le frequentazioni e le affluenze registrate. Con cadenza quasi settimanale è istituito un tavolo di confronto con Regione, associazioni dei pendolari, Cruffere e associazioni dei consumatori, con lo scopo di monitorare il servizio e le affluenze. È inoltre istituito un costante monitoraggio del servizio per verificare l'andamento delle frequentazioni ed individuare le repentine azioni da mettere in campo per rispondere alle criticità riscontrate. Vale la pena sottolineare in questa occasione come la Porretana sia una linea con alte performance, infatti l'indice di puntualità di giugno 2020 è in linea con le performance attese, 94,6% di puntualità, nessuna esclusione, e 97,8% di puntualità Trenitalia Tiper. Nelle ultime settimane si sono verificati episodi di guasti, come veniva correttamente riportato, ascrivibili a Trenitalia Tiper, in particolare tre, che hanno comportato un ritardo fino a 30 minuti e 6 cancellazioni, di cui una parziale. Le segnalazioni riguardanti la mancanza di possibilità di regolazione della temperatura degli impianti di condizionamento è conosciuta ed è stata oggetto di approfondimenti con il costruttore dei treni, il quale ha assicurato una risoluzione mediante un upgrade tecnologico entro il mese di agosto 2020. In riferimento alle tematiche infrastrutturali che nell'ultima settimana hanno causato i ritardi di cui sopra e la soppressione e determinato le segnalazioni degli utenti, RFI riferisce che si sono verificati alcuni guasti sull'infrastruttura, principalmente legati alle alte temperature che hanno caratterizzato le ultime giornate, ad alcuni passaggi a livello e ad un deviatoio. Le problematiche saranno risolte
stanno per essere risolti in questi giorni attraverso una riprogrammazione dei sistemi informativi e attraverso un aggiornamento tecnico della linea che avverrà durante la chiusura prevista nel mese di maggio. È vero che c'è un confronto con la Regione e tutti gli enti interessati, è un confronto però che va avanti da anni e mi pare che la situazione non sia particolarmente migliorata. L'assessore parlava di alte performance, io però vorrei chiedere ai lavoratori cosa ne pensano delle performance che hanno sul posto di lavoro quando arrivano in ritardo, perché la situazione purtroppo è questa. Prendo atto però della volontà di intervenire, che ritengo positiva, naturalmente continueremo a monitorare la situazione. Chiaro è che noi possiamo anche continuare a stanziare risorse e soldi a fondo perduto per le imprese turistiche anche del nostro Appennino, possiamo mettere in campo politiche contro lo spopolamento, possiamo fare interventi che favoriscano insediamenti produttivi in montagna, ma se le risposte ai bisogni di mobilità sono queste, è evidente che anche altre misure sono destinate a fallire, così come è destinata a fallire gli obiettivi di sostenibilità ambientale che spero vorremmo porci. Quindi continueremo a monitorare la situazione, bene che in qualche modo vengano presi degli impegni, continueremo a vigilare. Grazie.